Ragazzi, bentornati. Oggi voglio farvi vedere un esercizio particolare perché alcuni di voi mi avete scritto chiedendomi se è possibile allenare i dorsali in casa senza avere a disposizione una sbarra. Allora oggi voglio farvi vedere una variante di trazione alla sbarra che non richiede la sbarra. Ovviamente è un po' una forzatura, però se vi allenate in casa e non avete una sbarra, dovete comunque provare a lavorare anche con i muscoli della tirata, altrimenti andate a creare uno scompenso tutto a favore dei muscoli di spinta. Quindi siete forti di pettorali, sarete forti di spalle, di tricipiti, però non allenerete mai i muscoli della tirata. Allora oggi vi mostro un esercizio, secondo me, interessante con cui andare a simulare una trazione alla sbarra senza sbarra. E come si fa? Si fa semplicemente usando un pavimento. L'esercizio non è facilissimo, richiede comunque anche un po' di forza. Io adesso lo eseguo a terra senza l'utilizzo di nessun attrezzo. Se siete in casa e non riuscite a fare questo esercizio, volendo potete sfruttare anche le gambe di un tavolo per magari provare a mettere in pratica questo esercizio, anche se poi il tavolo in realtà si potrebbe muovere, quindi non è neanche così ideale il tavolo. L'ideale è la pavimentazione. Come si fa? Si fa in questo modo qua. Disponete a terra in questo modo qua, portando ad avere un forte grip, quindi una bella, diciamo, mano a terra impressione. Poi vi mettete distesi sul pavimento, occorrerà scivolare sul pavimento. Non tutti i pavimenti vanno bene, se notate che avete difficoltà a scivolare sul pavimento, potete magari utilizzare un tappetino, un qualcosa che vi agevoli comunque la scivolata sul pavimento. C'è comunque bisogno di un minimo di forza per fare questo esercizio, se no sarà difficile metterlo in pratica. Come si fa? Si fa così. Ci mettiamo come se stessimo eseguendo delle trazioni alla sbarra, quindi distendiamo le braccia, corpo totalmente disteso, dorso dei piedi in appoggio e da questa posizione devo tirare, quindi da qua tiro, opla, e poi spingo, opla. Eccolo qua, trazioni alla sbarra senza la sbarra. Cosa succede? Che quando io tiro vado a mettere in moto tutti i muscoli del dorso. Quando poi mi rispingo in su andranno a lavorare la controparte, quindi i muscoli di spalla e il tricipite. Ovviamente, come detto, questa è un po' una forzatura, però a mio avviso meglio provare a fare un esercizio di questo tipo che non fare nulla per il dorso, se no andate a creare un grosso squilibrio muscolare che si potrebbe trasformare poi con l'andare del tempo in squilibri muscolari associati magari a cattive posture o magari, perché no, anche a delle infiammazioni tendine. Spero di avervi dato dei consigli utili anche in questo video, soprattutto per tutti quei ragazzi che si allenano in casa e non hanno a disposizione una sbarra. Ma il mio consiglio è comunque acquistate una sbarra entroporta da appendere alla porta oppure da installare contro una parete perché il lavoro per il dorso è fondamentale se volete costruire un fisico armonioso e equilibrato. Ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!